Allora, il segno dello scorpione è domiciliato dal pianeta Plutone, rappresenta l'ottava casa dell'oroscopo ed è un segno molto affascinante perché è il segno della parte segreta. Tutte le persone che nascono in questo segno amano molto la ricerca della parte segreta, della parte ciò che non si vede. Infatti Plutone rappresenta l'inconscio. E questo pianeta che domina il segno fa sì che le persone vadano molto a fondo in tutte le loro questioni, sia sentimentali, sia economiche, sia di lavoro. Diciamo che gli appartenenti al segno sono dei ricercatori, ma la ricerca che affascina molto lo scorpione è la vita e la morte, tutto ciò che è legato all'esperienza ultima, finale, al trapasso e anche alla vita e alla morte. Quindi è un segno di presente, di espansione e fa parte con gli altri segni del presente di questo grande momento che viviamo. Questo è un anno molto importante per questo segno, sia per Giove che per Saturno. E ci saranno anche scoperte in medicina, infatti è il segno della medicina perché, come ho detto prima, è l'ottava casa ed è la casa dove andiamo a vedere anche la morte fisica e quindi segno di medicina e di cura del corpo. Lo scorpione può guardare dentro un corpo morto, può aprire il corpo, può studiare all'interno del corpo, ha quella facoltà. Quindi molte persone che hanno pianeti in questo segno sono chirurghi, oppure patologi, o ginecologi, o psicologi, o psichiatri, cioè sono tutte persone che lavorano in quelle branche della medicina che guardano la parte segreta e la studiano e sono molto affascinati nel penetrare profondamente tutti i segreti della creazione. Molto spesso questo segno viene visto nero, col colore nero, però sarebbe molto meglio vederlo col colore bianco. Difatti spesso dico alle persone che hanno la Luna in Scorpione o comunque molti pianeti in Scorpione di usare il colore bianco, perché è proprio l'opposto del nero e indossando il colore bianco si rifrange tutta la negatività, tutta la distruttività che può venire da questo tipo di ricerca interiore.